bentornati in questo nuovo video. Sarà un videovlog come al solito perché vi mostrerò varie cose. Comunque cominciamo subito, vi voglio parlare di alcuni articoli di Shein che sicuramente avrete visto nel video prima di questo. E niente, allora, gli orecchini ve li consiglio tantissimo perché questi non diventano neri come gli altri cerchietti, come quel set di tre cerchietti, ma poi vi volevo parlare di questa bellissima coda che la trovo stupenda, è lunghissima, ma dopo poi vi farò una ripresa, vi cercherò di farvela vedere meglio, ma mi piace veramente tantissimo. E sì, il colore è abbastanza azzeccato, non è proprio spiccicato al mio, però si confonde molto bene e mi piace tantissimo. Un'altra cosa che vi volevo far vedere, però non c'entra niente con Shein, è questo top che addosso, vi lascio il codice qua, e l'ho preso, è molto bello, qua ha l'elastico, e tornassi indietro avrei preso una S perché ho preso una M, però è talmente elastico che ci sta, anche perché mi va un po' largo, però l'ho preso per la particolarità delle bretelle, perché se vedete sono uguali ai sandali che ho preso su Shein, infatti poi pensavo di metterli insieme, non oggi, ma insomma, bellissimo, è questo top color crema, insomma, mi piace tantissimo, con la particolarità di avere queste bretelle fatte come i lacci dei sandali di Shein, anche questi, ve l'ho detto nello scorso video dell'haul di Shein, ve li consiglio tantissimo. E niente, volevo anche dirvi che lo specchio e non si carica, cioè funziona solo se è attaccato a quel filo, quindi non saprei se consigliarvelo perché io quando l'ho preso pensavo che si caricasse e poi avesse una piccola autonomia, insomma, però è molto carino e costa niente, quindi non lo so, lì poi vedete voi. Poi di Shein, queste ciglia finte sono bellissime, comunque trovate il link nel video che avrete visto prima di questo dell'haul di Shein. E bellissime, poi non so, fatemi vedere, fatemi sapere anche voi se vi piacciono, sono molto molto belle, molto fatte bene e poi facilissimo metterle. Un'altra cosa, l'ultima cosa di Shein, perché poi dopo passo anche a farvi vedere i costumi che mia mamma me li ha messi tutti ordinati qui sopra, manca solo quello nero, però sono veramente stupendi, mi piacciono tutti tantissimo. L'unica cosa è che la mutanda di un costume mi va leggermente strettina, però dopo passo a farvi vedere di quale costume sto parlando. Però addosso sono tutti bellissimi, sono tutti stupendi, tutti fatti bene, vestono tutti benissimo, quindi anche quelli super consigliati. Mentre vi ricordate che avevo preso il treppiede, insomma, col microfono e la luce? Allora, la luce non funziona. E anche se le pile sono giuste, non si accende, non si accende. Peccato. Non lo so se a me è arrivato difettato, se non lo so, non so dirvi. Comunque il microfono non lo posso usare perché mi servirebbe proprio la camera e io per registrare uso il telefono. Però questo è molto bello, soprattutto qua di lato avete anche sto cosino che praticamente vi dice se è dritto. Quello che state registrando, insomma, come quei strumenti che non so, usano anche gli architetti, i muratori, insomma, per vedere se il piano è livellato, diciamo così. Ed è molto bello questo treppiede perché si allunga, ma si allunga di tanto, eh? Si allunga di parecchio, quindi è comodo anche da potersi portare in giro perché poi per farlo tornare basta, cioè basta aprire e poi basta chiudere la levetta. Questo ve lo consiglio, costa poco, però per l'uso che volevo farne io non mi piace, anche perché la luce sarebbe stata bella perché sarebbe stata posizionata qua, io avrei messo il telefono qua, però purtroppo non funziona. Mi dispiace, proverò magari a mettere altre pile, perché queste sono giuste ma sono diverse, perché ci vuole tipo la 1.5. Però, boh, che vi devo dire, non funge. Proveremo con le altre pile. Magari ho preso proprio le pile che tipo non funzionano dentro il cassetto. Perché mio papà ha il brutto vizio di rimetterle dentro il cassetto anche quelle che non funzionano al posto di buttarle. Poi volevo farvi vedere tre cavolatine che ho preso un po' di tempo fa, ovvero questa anguria che andrò subito a mettere in freezer perché praticamente è il finto ghiaccio. E il finto ghiaccio, non so, magari prendete una botta o che ne so, vi ha morso un insetto e avete quella parte del corpo gonfia.
Beh, la poggiate sopra. È bellissima poi a forma di anguria, troppo carina. Infatti andrò a metterla in freezer. Poi da Action ho preso questo che sarebbe, sapete, quei teli antisabbia da portarsi, non so, al mare. Bellissimo. E c'era di tanti colori, costava niente, costava meno di 2 euro. Ed è enorme, non so come farvelo vedere. Veramente enorme, enorme. E quindi super consigliato. Adesso poi lo devo riavvolgere. L'ultima cosa che vi dicevo la scorsa volta, il materassino, bellissimo. Anche questo costa una cavolata rispetto ai negozi. E se non sbaglio, dovrebbe essere 1,88 m per 71 cm. Quindi è lungo 1,88 m. Quindi io ci sto bella dentro perché io sono 1,65 m. Sono nella norma, dai, non sono né bassa né alta, diciamo. E come spessore, larghezza, insomma, è 71 cm, giusto? Sì, quindi ci sta, voglio dire. Molto, molto bello. Non lo so, lo devo gonfiare, ma se poi andrò in piscina, tanto vi porterò con me, ve lo faccio vedere gonfiato perché poi me lo faccio gonfiare lì. E un altro prodotto, velocemente, di cui volevo andarvi a parlare è questo qua, che mi piace tantissimo, che l'avrete visto in uno dei miei ultimi vlog, che vi facevo vedere un po' di prodotti per i capelli nuovi. E questo è alla fine quello che mi sta piacendo più di tutti. Però io vi consiglio di non applicarlo sulla cute, nel senso, se dovete poi lavarveli presto, nel senso in giornata, potete anche bene cospargervi la cute prima di farvi la doccia, perché vi va a fare un trattamento nutriente anche, perché non unge ma è nutriente. A me piace metterlo sulle lunghezze. Adesso vabbè, non vedete le mie lunghezze perché sono nascoste. Quali sono? Questi sono i miei capelli, aspettate, dai, li recupero. Questi sono i miei capelli, come vedete si confondono anche molto bene con la coda finta, insomma. Anche quella ve la consiglio tantissimo, e ci sono di vari colori, quindi anche voi potreste trovare il colore giusto come il vostro. E non lo so, io lo applico sulle lunghezze e vi fa i capelli veramente veramente morbidi. Non esagerate, perché come tutti i prodotti, quando si esagera si finisce per ungerli troppo, per magari sporcarli anche se li avete appena lavati. Quindi il mio consiglio è meno roba mettete, meglio è, ma anche per il trucco. Io per esempio ho fatto una base molto leggera, ho messo 1 chilo di cipria perché io ho la pelle grassa, infatti immagino dopo che uscirò sarò bella unta. E il trucco occhi, in realtà sembra molto marcato, ma vi giuro che ho fatto una cosa molto semplice. Magari dopo esco fuori, ve lo faccio vedere meglio. Comunque dopo vi faccio vedere anche meglio l'outfit. Insomma, oggi vi porto un po' con me, magari anche domani, adesso vedo. Comunque vi faccio una veloce ripresa dei costumi che mia mamma mi ha lasciato qui sopra, così ve ne parlo velocemente. Ok, eccoci qua con la carrellata di costumi. Allora, stupendo, ve lo consiglio, e ha pure il pareo, ma comunque trovate i link. Scusate che ho lasciato la luce accesa. La spegniamo che sennò fa troppo flash. E questo promossissimo ve lo consiglio. Poi questo, pensavo che la mutanda di questo sarebbe stata quella che mi sarebbe piaciuta di meno, invece vi giuro che è la più bella di tutte, quella che mi sta meglio. E vi ricordate che ho detto che pensavo che sarebbe stata un po' scollata davanti? No, copre tutto benissimo, bellissimo questo costume, lo adoro. E invece la mutanda che vi stavo dicendo, che mi va leggermente strettina, ma più che altro secondo me perché di lato vedete che la fascia è un po' più altina rispetto a questa che è un pochino più sottile, probabilmente per quello. Comunque questo mi va leggermente leggermente strettino, ma adesso mia mamma me l'ha lavato, io ho detto di tirarmelo un po' così che magari mi vada meno stretto. Comunque anche questo promossissimo con i quattro pezzi, perché c'è anche il pareo di sotto, la maglietta di sopra. Se non so, vi piace magari farvi delle foto, bellissimo. Alla fine comunque il mio preferito, come vi dicevo, è quello nero, che però non c'è qua perché me l'ha lavato separatamente mia mamma, perché aveva paura che stingesse, ed è giusto perché il nero non va lavato insieme ai colorati. Però tutti promossi, ve lo dico già. Quindi non lo so, se dovete acquistare dei costumi, vi consiglio di farlo adesso, perché Shein comunque ci va 2 settimane prima che vi arrivano le cose. Quindi
Insomma, sbrigatevi o altrimenti usate quelli che già avete, ci sta. Anch'io ne ho ancora tanti di Shein, via. Magari poi faccio un video in cui vi faccio vedere anche gli altri, adesso vedo, ma questi sicuramente quando andrò in vacanza vengono tutti con me, bellissimi. E non vedo l'ora di andare in piscina perché il primo che userò, come vi ho detto, sarà quello nero col cuoricino davanti, insomma, al pezzo di sopra e con i cuoricini verso i due lati della mutanda, bellissimo anche quello. Ok, adesso sono fuori dal mio balcone e così vi faccio vedere un po' meglio il trucco. Non so, fatemi sapere se vi piace. E io quando non so cosa fare, più o meno faccio sempre una cosa simile. Adesso non mi piace tanto come è venuto perché ho mischiato un po' di colori che non mi piacciono. Avrei dovuto usare solo un marroncino e basta, invece tipo ho mischiato rosa, arancione, non mi piace tanto, però devo dire che mi sta bene comunque, dai, non mi posso lamentare. Una parte di me che mi piace tanto, che comunque quando mi trucco, qualunque trucco mi faccio, mi risaltano, sono gli occhi tantissimo, soprattutto adesso che è estate, che mi viene fuori tanto il verde. Quindi di quello non mi posso lamentare, anche se faccio un trucco tra virgolette brutto, anche perché io non sono una make-up artist né niente, però mi piace sperimentare, mi piace sia fare trucchi neutri, naturali, che super colorati, super glitterati, super strassati, però devo dire che poi soprattutto con le ciglia finte coprite qualunque disastro, quindi sì, mi piace. E vi volevo far vedere anche la mia piantina, che è un'edera che va sia lì che là. Però purtroppo ogni anno non cresce mai, cioè rimane sempre uguale. Non so come mai. Se avete consigli, che siete tipo delle botaniche, che avete il pollice verde, insomma, fatemi sapere sotto nei commenti come si fa a far crescere un'edera ancora di più. Perché mi piacerebbe che coprisse proprio tutto il balcone. Vedete le ringhiere verdi? Vorrei che tipo la coprisse tutta. Però non so se succederà mai. Niente, vi passo a far vedere l'outfit, che tanto tra un po' esco e non è niente di che. Ho messo un pantalone bianco, adesso devo vedere ancora che scarpe metterci, ma sicuramente non le metto aperte. E niente, ci vediamo tra poco. Allora, prima di farvi vedere l'outfit, volevo farvi vedere che bella che è la coda, soprattutto quanto è lunga perché arriva tipo fino a metà schiena. È bellissima, mi piace tantissimo. Bium! Piace tantissimo, fatemi sapere anche a voi se piace e niente, vi faccio vedere l'outfit. Ok, sto per uscire, però volevo farvi vedere il look. Come avete visto, ho messo un pantalone bianco molto semplice, la cintura perché sono un po' larghi e vi svelo una cosa, sono di mio papà. Eh sì, niente, mi sono vestita così e metterò una pochette bianca, non so, questa qui. Queste due non guardate, sono da lavare, che sono macchiate, ma tanto sono di nylon, quindi vi consiglio, se avete delle borse di nylon in lavatrice, non vi preoccupate, vanno benissimo. L'importante, io vi do un consiglio, se avete una federa di un cuscino che non usate, mettetela dentro, chiudete la federa e le lavate e vengono benissimo. E vabbè, sto coso lo devo togliere, però niente, mi metto questa che l'avevo presa tanti anni fa a Saravalle, veramente me l'aveva regalata mia mamma. Aspettate, ve la faccio vedere, magari indossata. E sono tutta praticamente bianca, panna, e diciamo che il tipo di bianco che ho addosso, di tutti questi bianchi diversi, non matchano l'uno con l'altro, però chi se ne importa. E niente, la coda mi piace tantissimo, fatemi sapere se il look vi piace. E ci vediamo tra poco. Mamma mia, comunque sono uscita. Scusate se sentite il rumore sottofondo, ma l'aria condizionata. Sto morendo, mi sto sciogliendo, forse si vede. Comunque, niente, sono andata per vedere una cosa, ma alla fine mio papà mi ha detto che ce l'ha perché mi serviva. Cosa mi sta guardando? Copriamola. Comunque mi serviva, come si dice, triangolo, quello lì per la macchina, perché ho tipo già il kit di sicurezza e ho due giubbotti di quelli fosforescenti. Nel caso dovessi fermarmi tipo all'improvviso, che magari non sono nella mia città, chi lo sa, possono succedere queste cose. E, però mi ha detto che ne ha due lui in macchina, mio papà, e quindi uno io lo rubo a lui. E, comunque è una bella coperta, nel senso che fa caldo. Bellissimi, mi piacciono tantissimo. E niente,
sa che ci aggiorniamo direttamente più tardi con il vlog, perché adesso vado a fare un giro così, volevo prendere due cavolatine, non so se prenderle, adesso vedo, nel caso poi ve le faccio vedere. Comunque volevo dirvi che Action ha veramente tutto, perché cioè guardate, ci sono anche i sacco a pelo, cioè è impressionante. Non so, 20 euro mi sembra un po' troppo, però ci sta, è carino. Say what you wanna say to me.